Grazie, adesso vediamo questo Napoli che ha vinto a Cesena per 1-0. Un osservatore del Real Madrid molto interessato ha detto: ho visto un Napoli grande, ma solo a tratti, e un tenace Cesena. Noi diciamo, beh, il Napoli si è assicurata la vittoria, il Cesena ha cercato di pareggiare, il Napoli poi ha controllato, ma sentiamo e vediamo soprattutto come sono andate le cose in questo 1-0 Napoli-Cesena e Roberto Scardova. Io concordo con te Valenti e concordo con Benacer, l'allenatore del Real Madrid, che qui ha visto un grande Napoli, ma un grande Napoli per i primi 40 minuti. Poi in realtà il Cesena ha saputo essere pericoloso e mettere in difficoltà anche la difesa napoletana. Vediamo se la regia di Bologna può far partire subito le immagini che si riferiscono a questo bell'incontro, almeno per metà. Un pubblico straordinario, 30.000 persone hanno gremito lo stadio di Cesena, con un record di incasso che ha superato i 650 milioni. Non vedo ancora le immagini, temo che ci siano difficoltà Valenti, forse sarà bene rinviare a subito dopo il collegamento. Ecco, la girerei ancora a Cesena per vedere le immagini, abbiamo sentito il breve commento prima, ma ci pare così esauriente, di Roberto Scardova. Vediamo se adesso possiamo osservare le immagini e il gol di Bagni che ha dato la vittoria al Napoli. Ecco le immagini finalmente sui vostri schermi, subito il Cesena in attacco e la sua è la prima azione pericolosa ad opera di Bianchi, che costringe Garella, lo vediamo, ad una difficoltosa deviazione in calcio d'angolo. Però il Napoli si fa sotto, prima con Giordano che dopo questo bello slalom offre a Maradona la possibilità di deviare, ma Rossi è bravissimo e para sulla linea. Si ripete l'azione poco dopo ed è il gol, questo cross al centro con Di Ferrario, Miano lascia filtrare e Bagni va, avete visto, ad insaccare. 1-0 per il Napoli, il Cesena non si lascia però intimorire, Di Bartolomei su calcio di punizione colpisce la traversa e poco dopo ancora un palo da parte dei bianconeri, Rizzitelli costringe Garella a questa deviazione in angolo. Vediamo intanto un replay con Rizzitelli che entra nell'area del Napoli e mette, come vedete, in difficoltà Garella. Poi Bianchi riceve la palla dalla bandierina e colpisce il palo. Ancora una iniziativa del Cesena, siamo nella ripresa con Leoni e manca di poco il gol che avrebbe potuto portare il Cesena in pareggio. Ottavio Bianchi, l'allenatore del Napoli, da noi intervistato, ha detto che forse il Napoli ha subito un po' il caldo. Secondo noi ha voluto risparmiarsi anche in vista dell'impegno durissimo con la Real Madrid mercoledì prossimo. A te la linea Paolo. Questa è un'opinione appunto generale sul contegno del Napoli. Adesso...